do il benvenuto in questa nuova esplorazione gigantesca. Oggi vedremo tantissime cose, tra cui chilometri di gallerie sotterranee che scorrono sotto la fabbrica. Ma non solo, vedremo moltissimo altro. Vi racconterò la storia di uno stabilimento che ha dato lavoro a tantissime persone nei suoi 130 anni di lavoro. Iniziamo e scopriamo tutti i segreti, anche quelli più scomodi e nascosti. Inizieremo dalla parte industriale che venne realizzata alla fine degli anni 50. Ciò che vedete oggi è frutto di lavori di ripristino che hanno cambiato il volto originale dell'industria. Bellissimi. Belli. Tutto iniziò in un lontano giorno del 1884, quando un certo Johann, ingegnere e imprenditore svizzero, decise di investire una grossa quantità di denaro nella costruzione di un nuovo e moderno cotonificio. Scelse questo luogo in quanto si trova a pochi passi di un tuttora esistente canale. Il cotonificio utilizzava un salto di 7,5 metri per ottenere una potenza di 120 cavalli motore, impiegata poi per il funzionamento dei macchinari industriali. Lo stabilimento a quei tempi forniva lavoro a circa 350 dipendenti in un contesto industriale tipico dell'epoca, con villa padronale, le case operaie e la mensa comune. Questi ambienti sono oggi occupati da un numero enorme di strumenti da ufficio: computer, telefoni, stampanti, fax, documenti, progetti, libri e molto altro. Tutti oggetti che si trovavano negli uffici dei piani superiori. Si tratta di roba che un giorno verrà gettata in discarica. Sono i rimasugli dell'ultima azienda che ha lavorato nello stabilimento, ma arriveremo con ordine a parlare della storia moderna. Per il momento facciamo qualche salto temporale nel passato, tornando questa volta nel primo ventennio del XX secolo. Il fondatore del cotonificio morì all'inizio del primo decennio del Novecento. La fabbrica passò quindi in mano ai suoi figli, che nei decenni successivi sapranno sfruttare adeguatamente la storia a loro favore. Negli anni venti ingrandirono la fabbrica costruendo ulteriori parti. Questo avvenne in seguito ai grossi guadagni ottenuti durante il primo conflitto mondiale. In questa fabbrica vennero prodotte decine di migliaia di uniformi e capi per l'esercito. Possiamo dire che il primo dopoguerra fu il periodo di maggiore espansione, confermandosi come uno dei cotonifici più importanti e produttivi del territorio. Non è tutto oro quel che luccica. Nel 1925 il cotonificio non riusciva a competere, in quanto esso continuava ad utilizzare tecnologie ormai diventate obsolete. Pertanto fallì, e la causa era proprio il mancato rinnovo tecnologico degli impianti. Il complesso verrà poi utilizzato da altre aziende, diventando poi parte del grosso complesso industriale
del cotonificio Valle Susa. Ma il cotonificio Valle Susa andò in profonda crisi negli anni 50, quando con la morte del suo capo, Giulio Riva, l'azienda passò al giovanissimo figlio, Felice Riva, che fece precipitare la ditta dopo speculazioni finanziarie di alto rischio. Queste grandi stanze erano tutte occupate da uffici. Si trovavano qui tutti i computer che abbiamo visto poco fa al piano terra. Potete soltanto immaginare quanta gente vi lavorasse. Ma questa non è che una microscopica parte di un complesso industriale gigantesco, un'autentica città nella città. È assurdo che qualcosa di così grande e grandioso possa fallire e chiudere per sempre. Con la crisi del cotonificio Valle Susa, all'inizio degli anni 60 si aprì una nuova fase. La fine del cotonificio è l'inizio di qualcosa di molto diverso. Adriano Olivetti, grande imprenditore illuminato del secolo scorso, vide in questa fabbrica un enorme potenziale. Fu così che nel 1960 venne acquistata dall'Olivetti. Adriano non vedrà il compimento di quest'opera, in quanto egli morì il 27 febbraio 1960. L'ex cotonificio inizierà a lavorare sotto l'Olivetti nel 1961, sotto il nome di Divisione Elettronica Olivetti. Tutto questo fu per decenni un importantissimo centro di produzione elettronica della Olivetti e venivano prodotti un grosso numero di apparecchi elettronici, stampanti, computer e altre componentistiche più peculiari. In quel periodo storico si arrivò ad occupare oltre 2000 dipendenti, un numero impressionante ma comprensibile visto lo spazio a disposizione. Ma tutto questo non fu sempre della Olivetti e nel periodo più moderno la fabbrica è stata gestita da molte altre aziende. Non dobbiamo quindi sorprenderci della presenza di macchinette per il gioco d'azzardo, sono elementi che fanno parte dell'ultima azienda che ha lavorato qui dentro fino esattamente all'anno 2008. Molto bello il telefono pubblico a muro della SIP, che trovo molto affascinante e nostalgico. Sempre negli anni 60 la Olivetti aprirà anche un rinnovato reparto tipografico, ma l'avventura olivettiana non durò a lungo. Nel 1965
nacque la Olivetti General Electric, dove una parte, il 75% del capitale, era italiano, mentre il 25% era statunitense. Questo almeno all'inizio. Dopo 3 anni smise di essere parte dell'Olivetti, diventando poi semplicemente stabilimento della General Electric. Ogni cambiamento successivo all'apertura della Olivetti, dopo il 1960, non fu mai un'evoluzione, ma al contrario un'involuzione. Il numero di dipendenti era infatti diminuito per ogni cambio di proprietà. Nel maggio del 1970 ci fu un'ulteriore trasformazione con il passaggio all'azienda leader informatica Honeywell Easy, in quanto essa rilevò tutte le attività della General Electric. Honeywell, tra i vari prodotti, costruì negli anni 70 uno dei primi modelli di stampante seriale ed il primo elaboratore italiano con sistema operativo Unix, ma presso tale stabilimento venivano anche prodotti gli elaborati 62, unità a dischi magnetici e stampanti seriali. Prima di continuare la storia, vi devo dire che ho trovato i segni recenti di un'abitazione probabilmente abusiva in questa precisa zona della fabbrica. Sarà una scala quella? Non so dirvi se quando eravamo qui ad esplorare gli occupanti si fossero nascosti dopo aver avvertito la nostra presenza. Posso dirvi che abbiamo trovato segni abitativi molto recenti. Allora, abbiamo trovato queste mascherine, quindi ci viene qualcuno, diciamo, in maniera recente. Inoltre ci sono dei vestiti a terra. E qua ho trovato del cibo che non è ancora scaduto. Questo scade nel 2023. Quindi è recente. Dell'acqua anche, c'è segni di acqua. Come vi ho detto all'inizio, ci sono chilometri di gallerie sotterranee. Sono gallerie sporche, umide e buie, ma è anche la parte più affascinante di tutto il complesso. Lateralmente ci sono delle scritte sul muro, la prima del 12 dicembre 1984, la seconda del 28 febbraio 1987.
Sono scritte realizzate probabilmente da qualche operaio dell'azienda, anche se non si conoscono i motivi di queste firme. Da qui iniziano le gallerie, che si estendono in lunghezza e in larghezza e comprendono tutta la superficie della fabbrica. Le gallerie si estendono per tutta l'area e si collegano con tutte le varie zone. Alcuni accessi ed uscite sono state per qualche motivo murate, ma è ancora possibile muoversi liberamente. Viene da pensare a coloro che dovevano lavorare qua sotto per fare manutenzione. C'è un vecchio telefono. Sono ambienti molto affascinanti, talmente grandi che avevano installato dei telefoni per poter comunicare con la superficie. Da videogiocatore, camminare qua sotto mi ricorda moltissimo il videogame Metroid e sembra effettivamente di trovarsi in un affascinante mondo alieno. Abbiamo camminato a lungo, rendendoci conto anche della facilità con il quale ci si può perdere. Siamo anche arrivati in un punto dove abbiamo trovato un cancello e subito dopo di esso un muro. Sicuramente molti ingressi sono stati murati nel corso degli anni e chissà quanto tempo è passato dall'ultima volta che qualcuno è sceso qua sotto. Ed infine siamo usciti da uno degli ingressi non ancora murati. L'abbandono è avvenuto nel 2008, ma si ha quasi l'impressione di trovarsi in un luogo dimenticato da molto più tempo. L'esplorazione non è ancora finita. Vi ho ancora lasciato le parti più interessanti. Vi chiedo quindi di continuare a seguirmi ancora per qualche minuto. Questo è il ritrovamento più assurdo di tutta l'esplorazione, un autobus della linea urbana ATM di Milano, esattamente il bus con il numero di matricola 4427. Con una semplice ricerca ho scoperto che il suddetto bus è stato venduto ad un'azienda chiamata Clean Up nell'anno 2003. All'interno è stato aggiunto questo strano tubo e viene da chiedersi quale utilizzo possa aver avuto all'interno dell'azienda. Veniva utilizzata per delle presentazioni o venne semplicemente acquistato per qualche ipotetico uso meno importante? Non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo mai. Thank you.
Per qualcuno potrebbe essere un vero viaggio nel tempo. Tutti i dettagli ci riportano all'anno 2003, quando ancora il pullman viaggiava per le vie di Milano. È molto strano che un'azienda abbia speso soldi per avere un mezzo del genere, anche considerando che è molto probabile che si trovi completamente abbandonato da più di 15 anni. Volete vedere qualcosa di strano? Dentro un piccolo capannone ho scoperto che sono tuttora ammassati centinaia di fusti pieni di materiale chimico, tutte cose potenzialmente inquinanti e pericolose. Che schifo! È pieno di materiale chimico. C'è un odore di merda. Fusti pieni di roba. Questa è roba da denuncia. No, non è infatti. Ma c'è ancora un'ulteriore stranezza. Tra molti rifiuti lasciati durante un tentativo di bonifica dell'area, è stata depositata questa piccola vettura, una Hyundai Atos Prime del 29 marzo 2003, lasciata qui per motivi del tutto sconosciuti. Siamo infine giunti alla fine dell'esplorazione. Questa fabbrica è stata molto interessante da esplorare, anche se non abbiamo probabilmente visto tutto quanto, considerando anche che ci sono degli occupanti abusivi e che le gallerie si estendono per chilometri. Rimarrà sempre qualcosa che non abbiamo visto. Io spero comunque che questa esplorazione sia stata di vostro gradimento e noi ci vediamo come sempre alla prossima.